ostico e anche agnostico. Facci tacica. In italiano. Cadere non essere è come il filare non tessere. Non il linguaggio aulico. Contro processi, contro appelli, cappelli, cappellate. Più che un uomo direi appunto un uomo. Corrotti pagati dall'avvocato Agnelli. Non si può dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Sono pienamente d'accordo a metà con mister. Ale, due. Sono contento di avere un carattere molto, molto eccezionale. Quando lui è mondiali! Perché fa distruzzare? Mai dire gol. Amici telespettatori, ma soprattutto amiche telespettatrici. No, scusa Marco, dovresti usare la voce un po' meno nasalmente, diciamo, più un po' più nasale. Devo imitare Carlo, nasalesca, dai, ci riprovo. Diciamo. Ci riprovo, eh. Riproviamo. Amici telespettatori, ma soprattutto amiche telespettatrici. No, così non va bene, così sembri Rino Tommasi e peggio addirittura di Carlo, quindi una via di mezzo, diciamo. Io ci riprovo, ma mi sa che supererò le mie possibilità. Ci riprovo. Amici te... No, no, mi spiace, non c'è. Ma Carlo dov'è? Purtroppo non essere qui a quest'ora. No, purtroppo dobbiamo avvertire i nostri telespettatori. Carlo è stato colto questa mattina da un terribile attacco di Quaraus, e quindi non è più tra noi oggi, invece? Diciamo. Per De Pericoli credo anche. E a curarlo forse. Peggio ancora, potrebbe anche essere. Quindi Carlo purtroppo lo salutiamo da casa. Dal bagno dove si trova in questo momento. Questa che vedete è Cipalippa che ha fatto un intervento chirurgico alle mani. E la classifica di questa giornata. Infatti a questo punto quindi dovremmo partire con le nostre immagini che ci dovrebbero introdurre le ultime parole famose. Ecco, salutiamo Cipalippa. Ecco, ciao. Cipa. Non fare gestacci, mi raccomando. Eccole qui. Indovinate chi apre queste ultime parole famose. È allora, sempre il momento del pendolino, ne vedo addirittura due. Indovina. Stavolta. Beh sì, due, voglio dire, una tale partita, c'ho il pendolino della Juventus e il pendolino del Milan. Con i colori sì. Sociali. Beh. Esatto, quindi... Una tale partita, due pendolini. Ma dove li compri i pendolini? Andrea c'è Sanna è il re del pendolino, il re di Domenica Stadio, Sanna, tutto. L'hai disorientato con allora, due pendolini. Aspetta, no. Rapido magari. Serena. Sì, giusto, bravo. Giulio Cesar. Sì, giusto, il pareggio, esatto. Gran legnata. Gullit 2-1. È un mago, è un mago assolutamente. Come fa? Si becca sempre schillacci, si sente di nuovo Totò. Bisogna ripagare l'entusiasmo dei tifosi con una vittoria, l'ha detto Totò. E infatti ci ha azzeccato quasi quanto il povero Mosca. Boniperti vuole pareggiare, lui voleva questo, infatti i giocatori infatti sono praticamente messi d'accordo, vedete, per far contento Boniperti. Prima il gol di Gigetto Casiraghi a porta vuota, questo anche perché Rossi dormiva un paio d'ore per sdraiandosi per terra. E poi il gol di Carrera invece per accontentare il suo presidente a porta piena, perché Taccone era lì ma non l'ha neanche vista. Su pennellata di Demetrio Albertini. Sono cose belle, ma vedete, Fonseca mi farà un bel regalo per i suoi 22 anni, promette un gol. In effetti così è stato. Matteoli carica i sardi, giallorossi sono forti, ma dobbiamo batterli anche per Cappioli, lo sfortunato giocatore che si è rotto una gamba. E infatti Asler tira e Fonseca fa il gol ma nella sua porta. Per Corradini è già il giorno decisivo, Napoli oggi puoi volare. Vediamo se riesce a farla decollare Corradini, ci ha messo tutto il suo impegno, infatti grazie a Giovannone Gallo in collaborazione, bello questo. Bello, bello, un bel complimento per tutti e due. Ma attenzione, dura presa di posizione del tecnico juventino nei confronti di Sivori e Pressing. Trap drizza le antenne, le analisi di Omar sono chiaramente tendenziose. Al Trap che parlava di congiura, ecco lo scoop. Abbiamo scoperto uno dei congiurati, lo vedi Giorgio? Eccolo qui. È Carrera. Era Carrera che con questo bel colpo di nuca è riuscito a infilarlo nel saccoccio. Ma sentiamo cosa è successo oggi pomeriggio alle ore 4. Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola. Buon pomeriggio e ben ritrovati amici ascoltatori. Innanzitutto un saluto a Luigi Coppola che si collega con noi con lo studio di Roma. Buonasera Luigi. Buon pomeriggio dallo studio di Roma e a te Massimo. A più tardi naturalmente nella linea a Torino. Ciotti? Dirigerate via con la collaborazione dei guardalinee Scalcione e De Luca. Visto che siamo arrivati a De Luca, diamogli la linea e non se ne parli più. A te Massimo. Meglio di così, passiamo a Cagliari per Cagliari-Roma con Livio Forma. Cagliari in linea. D'accordo, grazie per l'aggiornamento. Vorrei chiamare in linea Ettore Frangipane da Berlino. Funziona, vediamo se funziona, sì, questa volta funziona. Sì, concludi che c'è Cagliari che deve intervenire. A chiudere Frangipane. Le squadre sono adesso sul 2-2. Cagliari. Non va a Cagliari, come avevamo detto, ma va alla trasferta a Bari dei campioni d'Italia della Sampdoria. Enzo Foglianese. A
Bari siamo al 18° minuto, scusate c'era un problema di linea, saremo più precisi in seguito. Se pensi De Luca che si debba passare la linea a Milano, fate pure. Pescare la linea, sì, vai Luzzi. Siamo stati saltati già nel precedente collegamento. Va bene, non ci avessi stato saltato questa volta, vai. Scusa Luzzi, deve intervenire da Udine, Udinese 2, Taranto 0, a te la linea. D'accordo. Attenzione, San Paolo che deve intervenire, Napoli 1, Parma 1, a te la linea Luzzi. Ma stavo dicendo, nel tentativo appunto di pareggiare... Attenzione, raddoppio del Torino con una... Testata giornalistica sportiva ha presentato tutto il calcio minuto per minuto.